Buongiorno bambine, bentornati. Oggi è Natale. Sì, oggi è Natale. Quasi tra poco arriva Babbo Natale. Oggi non è Natale, amore, tra qualche giorno è Natale. Manca veramente poco però, eh. Ciao amore, bentornata da scuola. Com'è andata? Male. Perché male? Ha vomitato. Chi? La tua compagna ha vomitato, non tu, mi auguro, vero? Ah, e beh, ma c'è un sacco di influenza in giro. L'importante è che non vi ammalate voi, perché fra qualche giorno sarà Natale. Poi tu, Vanessa, hai già dato 2 settimane fa. Ti stai spupazzando il gatto? Chi è che ha fame? Io. Ma tu stai già mangiando? Hai già mangiato l'ovetto Kinder? Sei già la sorpresa. Senti, raccogli quel pezzettino di carta che c'è lì per terra, signorina. Ok. Guardate, adesso si apre, Bravissima, dove è finito? Ok. Che cos'è? Adesso andiamo. Ok. Hai compiti tu da fare? No, vero? Tu hai compiti da fare? No. Sì che ce li hai. No. Devi studiare 3 pagine di storia. Che noia la tua scuola, la tua classe, sempre da studiare. Vabbè, vi faccio da mangiare, dai, facciamo la merenda. Ma guarda come sta, noi non abbiamo un gatto, abbiamo un bambino. Guardate ragazzi, guardate. Cos'è? Babbo Natale. Che bello, sulla slitta? Sì. È nera la slitta. Com'è la crepe, signorina? Buonissima. Buonissima. Sì, quando mi fai pane crostato. Eh sì, allora ho una sorpresa per voi per stasera che non vi ho ancora detto. Sì, che è Natale. No, non è Natale, ho una sorpresina per quando andiamo a dormire. E ah, lo so, che arriva Babbo Natale. Ma no, amore. Ah, lo so che andiamo in Cineman. Cineman. Babbo Natale fa un video su tutti noi. No, amore, non è ancora Natale, non andiamo a nessun cinema perché domani si va ancora a scuola. Ma quanti giorni mancano alla fine della scuola? 3. 3, ragazzi, sì. Voi l'avete già finita a scuola o la finite venerdì come noi? Esatto, esatto. Noi la finiremo venerdì, invece Isabella domani, lo sai. Isabella, Isabella in Inghilterra finirà domani la scuola. Che uscirà? E sarà l'ultimo giorno. Allora, dai, finisci di fare. Praticamente io pensavo la scuola chiudeva e non si andava proprio. Invece è così che si va a scuola. E poi quando è della mensa usciamo tutti. Esatto, dopo la mensa voi pranzerete a scuola, grazie a Dio. E poi alle 2:30 uscite tutti da scuola e si va a casa. E poi quella sera andiamo a festeggiare con i compagni di Vanessa. Sì. E il giorno dopo è la vigilia di Natale. Arriva Babbo Natale. Vane, come ti senti? Ti senti così male? Eh? Vuoi stare a casa domani? Non ti senti bene, mal di testa, ti viene da vomitare? Lo sai che anche Daniel stamattina non è andato a scuola perché si è alzato, ha vomitato e aveva un forte mal di testa? Purtroppo è questa influenza che sta girando. Domani se vuoi ti lascio a casa così ti riposi un po', va bene? Hai freddo? Senti Vanessa, mettiti il pigiama. Vuoi mettertelo il pigiamino? Ti viene da vomitare ancora? Vai, dai Vanessa, vomita, madonna, ma possibile? Ma davvero, Vane? Allora poi ti do quella medicina che abbiamo preso a San Teodoro che ti fa passare la nausea, ok? Dai, io chiudo un attimo la porta. Vanessa? Vane? Oi! Ma ti sei addormentata? Cosa c'è? Ma non stai bene, Vane? Sì, sono qua, amore. Cosa c'è? Perché ti sei addormentata? Sei tanto stanca, amore. Volevo darti una bella notizia. Buona. Abbiamo prenotato l'hotel per Capodanno. Mamma. Fammi sentire. C'è qua con me. Ma io sto cucinando, è quasi ora di cena. Ma che cos'hai, Vanessa? Tutto bene? Ti fa male la testa? Ma perché ancora? Spegniamo. Spegni questo telefono. Ti stavi guardando un film, ti sei addormentata, ma... Vuoi mettere il pigiamino? Senti, ascoltami, non devi dormire, Vane. Eh no, perché poi dopo non dormi più stasera, eh. Papà ti vuole. Stiamo facendo alcuni pacchi, regalo giù. Vuoi venire? No. No. Vabbè, però... Vuoi il gatto? Vane, però devi svegliarti, ok? Promesso. Poi ti faccio vedere l'hotel.
Sei contenta? Abbiamo prenotato in un hotel a Courmayeur dove c'è anche il cenone di Capodanno. Va bene. A few moments later. Amore, mi dispiace, ma sei sempre malata, Vanessina. Ti fa male tanto la testa? Allora, facciamo una cosa? Adesso vomita se devi vomitare, ok? E poi però metti il pigiamino, va bene? Così ti rilassi un po', ok? Ma perché piange? Non sta bene Anastasia, sta ancora male, Vanessa. No, piange perché ha mal di testa, ha un forte mal di testa e le viene da vomitare e adesso sta dicendo che le manca la sua compagna, ma perché non sta bene. Adesso le do la tachipirina e... Domani va a scuola. No, domani la tengo a casa, anche perché nelle scuole ci sono tanti bimbi malati e non va bene. Tipo con la mia compagna, che anche la mia compagna è avanti, ma io sono dietro. È vero, anche lei. Io mi sono avvierata con le volte macchinata. Anastasia, ti prego, non ti ammalare nelle festività anche tu, eh. Cercate di ammalarvi se proprio dovete adesso, ma non tra 4 giorni, soprattutto non a Capodanno perché dobbiamo partire, ormai ho prenotato, va bene? Come va, amore? Non piangere, amore mio, ma perché? Dai che ti passa, domani stiamo insieme, va bene? Tutto il giorno io e te, va bene, amore? Stai tranquilla, amore. È pronto, i tortellini caldi e fumanti. Caldi e fumanti? Sì, ti... Non mangi. Ascolta Vanessa, se vieni adesso sono caldi, poi sono freddi. Aspettiamo, vuoi aspettare ancora qualche minuto? Vuoi mangiarli qui? No, no. Però Vane devi venire, perché il brodo l'ho fatto io col bollito, con la carne ed è buonissimo, ok? 1 hour later. Amore, ascoltami, non hai mangiato niente e va bene così. Stai dormendo? Senti, dobbiamo andare su adesso però, Te la senti? E comunque ti sta venendo la febbre, dobbiamo andare su a provare subito la febbre, Ti prendo in braccio? Dai, Vane, lo so che non riesci, però devi farcela, dai. È anche tardi. Dai, amore. Lo so. Ti devo misurare la febbre. Guarda, mi dispiace un sacco che tu stia male, però devi imparare a coprirti un pochino di più. Notte, ragazzi. Adesso diamo la buonanotte. Si veste sempre con le maniche corte, nonostante sia inverno, ed è sempre malata. 12 o'clock midnight. Vane, il termometro. Vediamo un po'. Vediamo un po' se riesco a vederlo. Adesso. Madonna! Vanessa! Quant'è? 39,5. Scusate ragazzi, non credo che voi riusciate a vederlo perché non è quello digitale, ma Vanessa la febbre a 39,5. Porca miseria! Ragazzi, Vanessa la febbre a 39,5. Poverina, non pensavo fosse così alta, sinceramente. E niente, adesso le do una supposta e poi vediamo domani mattina come sta. Hai visto che febbre alta che ha tua sorella? Cerca di non ammalarti anche tu, Quando li passa lei è Natale, perché 3 giorni siamo a venerdì, la vigilia è sabato, se ti ammali anche tu facciamo le feste a letto, ok? Ascoltami, vediamo come va la nottata e poi vediamo domani mattina cosa fare, Ani, perché magari non porto neanche te. Vediamo, non è niente di sicuro, d'accordo? Sì. Allora, adesso andiamo a dormire, diamo la buonanotte ai nostri amici e poi ci vediamo domani mattina per vedere come sta Vanessa, va bene? Notte, ragazzi. The next day. Buongiorno, amore. Ciao, amore. Ciao. Come stai? Insomma. Meglio. Stai meglio? Hai la febbre a 38,3 ed è mattina, sono le 8:30 e... Come fai a saperlo? Che sono le 8:30? No, le 38 e 6. No, in realtà te l'ho misurata alle 7:10, quando è suonata la sveglia. E avevi 38,2, 38,3, adesso non riuscivo a leggere benissimo, era un po' buio. Ok, ti ho già messo un'altra supposta. Andiamo giù, così se hai voglia bevi un tè caldo, Qualcosina se ti va. Andiamo? No, non hai voglia di niente. Andiamo sul divano allora? Ok. Ok, amore, stiamo misurando la febbre. Adesso sono le 11:30 del mattino. E speriamo che tu non ce l'abbia ancora alta. In generale, come ti senti? Hai ancora un po' di nausea? Un pochino, ogni tanto. Però non hai più vomitato. Tranne ieri, non hai più vomitato, fortunatamente. Quindi speriamo che questa febbre non arrivi più a 39,5, perché ieri sera veramente mi è venuto un colpo, non mi immaginavo fosse così alta. Sei un po' debole. Hai fame? Vuoi mangiare qualcosa per pranzo? Niente? Vane? È da ieri che non mangi. Sono voglia di cinese.
Hai voglia di cinese, oddio, ma come fai a mangiare il cinese con la febbre? Che è unto. E non mangia la passina, tipo. Cinese quando ha la febbre. È perché sono le voglie della febbre. Quando io ero piccolina, avevo sempre voglia di mangiare cose un po' particolari, tipo le patatine fritte, la pizza. Io, infatti, quando sono malata voglio sempre andare allo baro, poi voglio uscire sempre a mangiare. Poi voglio anche quando non sei malata, eh? Sì, non solo quando sei malata, anche quando non sei malata vuoi uscire sempre a mangiare. Va bene, tesoro, dai che tra pochi minuti... Ma c'è il formaggino? No, amore, vuoi il formaggino? Questo è il formaggino. Non ce l'ho. Chiedo papà se lo compra. Comunque mi è avanzato solo il brodo anche di ieri. Se vuoi ti faccio la... Non ti va quel brodo, cavoli, così buono, l'ho fatto io con la carne e le verdure. Se no ti facevo un po' di pastina in brodo. No, va bene. 37? Riesci a vederlo finalmente? Sì, sto vedendo la linea nera. Sì, quella più scura, vediamo. Allora... Sì, 37 in punto, proprio 37 spaccato. Benissimo, Vane, speriamo che non aumenti oggi pomeriggio. Solitamente al mattino la febbre è sempre più bassa, ma poi tende ad aumentare, speriamo di no, che sia stato solo un colpo d'aria pesante, va bene? Allora, concludiamo questo video qua con Vanessina che sta meglio. Però oggi iniziamo un video. Magari stasera facciamo il video della nostra routine serale natalizia, va bene? Che io ho una sorpresa per voi che vi avevo già detto nel video di ieri, ma che poi non ho portato a termine perché Vanessa si è sentita male. Quindi a presto, ragazzi, il video finisce qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like anche questo video. Ciao. Anastasia, sei sconvolta, continui a starnutire e non ti ammalare anche tu. Ragazzi, copritevi che fa freddo e c'è l'influenza in giro. Ciao ciao, alla prossima.